Questa operazione è stata molto importante, è stata condotta in questa settimana con la collaborazione di più soggetti, uno dei quali è il soggetto che rappresenta il ceto peschereccio nella veste del signor Pastorino, che ha dato il suo peschereccio per poter aiutare tutta la squadra subacquea per salpare le reti che abbiamo recuperato a una profondità di 40 metri. Una figura molto importante è stata anche quella del signor Corrado, che rappresenta il Marina Diving, che ci ha portato sul punto dove si trovavano posizionate le reti che abbiamo prelevato. Ovviamente bisogna immaginare un punto in cui c'erano 40 metri di fondale, e fare una ricerca a 40 metri di fondale incomincia a essere un po' proibitivo. Quindi l'aiuto di un diving che sa perfettamente la zona in cui quella rete giace è stata preziosissima per noi. E poi ovviamente la guardia costiera è molto sensibile a questa attività di rimozione di reti. Le operazioni sono state condotte a 40 metri sott'acqua. 40 metri sott'acqua rappresenta una quota molto importante per poter prelevare qualsiasi oggetto. Abbiamo utilizzato dei palloni di sollevamento con la mia squadra, abbiamo fatto tre squadre da due persone, da due operatori sott'acqua, ogni squadra aveva la sua funzione ben specifica. E come avete potuto vedere dalle immagini, recuperare una rete a 40 metri di fondale risulta essere un'attività molto complessa, che fortunatamente siamo stati anche favoriti dalle condizioni atmosferiche favorevoli. Abbiamo avuto il buon esito dell'operazione.